Il nuovo centro cittadino di Montemurlo inizia a prendere forma. Sono iniziati i lavori di demolizione degli edifici interni all'area dell'ex campo sportivo centrale. 24.000 metri quadrati fino a 11 anni fa a uso sportivo si trasformeranno in un grande parco urbano che diventerà il principale luogo d'incontro della cittadinanza. Da un sogno sta diventando una realtà, iniziano i lavori della demolizione del vecchio bar e inizieremo un percorso per creare una Montemurlo più accogliente. 2008, da quando quest'area è stata dismessa, si incomincia a lavorare per restituirla veramente ai cittadini montemurlesi, perché possa tornare a restituire servizi e spazi per i montemurlesi. Nel 2020 sarà pedonalizzata la via Montalese di fronte al municipio, che metterà in connessione la nuova Piazza della Libertà con quest'area. In parallelo sarà realizzato anche il percorso pedonale che unirà la via Carducci con la zona del municipio. Infine, sempre nel 2020, sarà realizzata la nuova passerella ciclopedonale sul torrente Agna, che metterà in comunicazione attraverso la rete di piste ciclopedonali i centri di Montemurlo e Montale. Entro il 2021 i lavori del centro dovranno essere conclusi e rendicontati alla Regione. Grande area verde, parco pubblico, accessibilità da parte di tutti i cittadini a questo spazio, e quindi attrezzato, dotato di arredi, di giochi, di tutto quello che è necessario per vivere bene il centro di questo paese. Alla demolizione seguiranno poi lavori sulla viabilità, dalla zona di Piazza della Libertà a Via Garibaldi, che complessivamente hanno un valore di 700.000 euro e che proseguiranno fino alla fine del 2019.